Comunicare efficacemente senza fare il figo. Che cosa significa? Cosa intendo dire? Intendo dire che spesso, quando cerchiamo di essere innovatori, di andare avanti, di sentirci dei futuristi in quello che facciamo, quando vogliamo comunicare, commettiamo degli errori. Perché commettiamo questo errore? Commettiamo questo errore perché dobbiamo considerare un aspetto importante. Le persone hanno bisogno di un tempo per adeguarsi, per capire quello che stai facendo, per capire questa tipologia di innovazione che hai messo in piedi. Certo, ci sono dei casi in cui funziona, ma devi stare comunque attento. Partiamo dall'inizio. Se tu ad esempio hai deciso di cambiare, di stravolgere il tuo sito mentre stai comunicando, sei un consulente, sei un professionista, sei un piccolo imprenditore, hai deciso di chiedere di spostare il menu e lo vuoi mettere in basso, e mentre magari il tasto menu si trova sempre in alto. Se stai facendo questo, rischi di mettere in difficoltà le persone perché sono abituate a muoversi nello stesso modo. Quindi quella tua volontà di innovare, di sentirti un po', dice ho fatto tutto in modo alternativo, mette in difficoltà le persone, anche perché devi considerare due aspetti fondamentali. L'aspetto positivo, quello che vorresti, quello che ti piace di più perché hai trovato un modo innovativo e quindi hai ragione, funziona subito, o perlomeno quando arriva sarai apprezzato per essere stato così innovativo, così avanti, aver visto più avanti rispetto agli altri. Poi c'è l'aspetto negativo. Negativo perché? Perché da un lato non riesci più ad acquisire nuove persone che ti seguono, potrebbero essere dei potenziali clienti, una visualizzazione in più su un video, tutto quello che potrebbe esserti utile alla tua professione. D'altro canto però rischi di perdere anche le persone che ti stavano seguendo fino a quel momento, perché hai cambiato la modalità. Quindi non ti sto dicendo che non bisogna essere innovativi, non bisogna trovare qualcosa di nuovo, non bisogna innovarsi. Anzi, dobbiamo sempre far così per non rimanere indietro, ma dobbiamo considerare questi aspetti, aspetti del cambiamento di chi ti sta seguendo, la cosa che ti conviene fare e misurare tutto quello che stai facendo. Se fai una modifica al tuo sito, cerca di capire se hai una reazione, se hai comunque le persone ti stanno seguendo in quello che stai facendo o hai perso qualcuno. Se ad esempio ti metti a parlare in pubblico e decidi di cambiare una modalità in un contesto dove vai sempre, dove fai magari formazione, in un contesto aziendale, devi cambiare le slide di colpo, cosa puoi fare affinché questa cosa strizza un po' l'occhio al passato, a quello a cui sono abituati? Ogni tanto metti qualche novità, aggiungi qualche novità. Se vedi che quella cosa sta funzionando, prosegui, altrimenti fai un piccolo passo indietro. Devi cercare di avere sempre e comunque il modo di testare la tua comunicazione. Fammi capire questa tua idea. Ah, praticamente vuoi togliere il tasto contatti dal sito dove si trova adesso, ok, in alto, lo vuoi nascondere e quando le persone arrivano vuoi organizzare una caccia al tesoro per trovarlo. Caspita, ottima idea, sei proprio un figo.